non va misurata in quantità. La voce interiore attraverso Roberta S. Guida. Bentrovati e bentornati, fratelli cari. Siete qui nel vostro cerchio di luce a cercare la vostra identità, a cercare le risposte a tutte le vostre domande. Le domande che la vostra mente si pone e che la vostra mente vi propone costantemente, in ogni momento della vostra esistenza. Non siete liberi dal vostro pensiero e non siete liberi di pensare nel modo in cui potreste. Potreste raggiungere la vostra libertà mentale e insegnare, in un certo senso, alla vostra mente come muoversi e dove essere, come spostarsi, ma spesso non vi accorgete delle vostre potenzialità e preferite affidare agli altri il compito di insegnarvi e di dirvi come dovete fare per essere chi dovreste essere. Ma voi, fratelli, non dovreste essere nessun altro all'infuori di voi. Imparare ad essere voi stessi non è una cosa tanto complicata come la vostra mente vuole farvi credere. Potete essere voi stessi nel senso più ampio del termine, trovando cioè le vostre facoltà, le vostre qualità, le vostre potenzialità, che non sono nascoste per voi, ma sono semplicemente coperte da quegli strati che la vostra mente ha voluto mandarvi per inviarvi una comprensione diversa delle cose. È importante che voi comprendiate ciò che vivete sia a livello mentale, sia a livello percettivo. La vostra percezione dell'esistenza può aumentare, può variare, può essere più intensa e la vostra presenza su questa terra potrebbe avere un significato più ampio di quello che gli date, perché voi non siete piccoli numeri, non siete delle nullità, come spesso vi sentite, siete tutti molto importanti perché il vostro cammino è un cammino di luce e ovunque voi siete, portate quella luce di cui siete fatti. Se voi non ve ne accorgete, è semplicemente perché avete spostato la vostra coscienza da una parte all'altra, l'avete ridotta alla vostra mente, ma voi siete di più della vostra mente. Siete anche la vostra mente, ma non siete soltanto ciò che la vostra mente vi dice. Continua.